Siamo ad Apilo per la 10ª edizione di Assaggi di Raci. Qui scopriremo uno dei cibi più antichi della nostra tradizione, la polenta. La polenta è stata per secoli uno degli alimenti fondamentali della dieta dei contadini maceratesi. Un piatto povero che però oggi è diventato una vera prelibatezza nei ristoranti locali. La polenta nei tempi antichi è servita a combattere la fame e la miseria. Questo è il motivo che il comune di Apilo la rievoca con il festival della polenta. Adesso la polenta si usa come una eccellenza, non per combattere la fame, specialmente qui ad Apilo, che gli ingredienti sono eccellenti. Qui abbiamo l'olio extravergine d'oliva di Orbetana, quella razza antica. Abbiamo come carne, per fare il ragù, la vaccina, la razza marchigiana. Qui si commercializza nei macelli con il marchio 5R, ma è la razza marchigiana. Poi abbiamo il verdicchio dei Castelli di Chiesi, che è uno dei migliori delle Marche. Che cosa ci prepara stasera? Allora, stasera abbiamo della polenta col sugo, con il baccalà, con il cinghiale, abbiamo con la papera e con pezzettino di carne dentro che gli mettiamo. Poi abbiamo allo scoglio sempre la polenta, oppure tagliatelle, gnocchi, quello che magari uno desidera, e in più abbiamo i gamberi di fiume. Poi abbiamo delle crece che facciamo esternamente, sia di polenta che quelle dei pane, e la frittura di pesce ottima. Visto che siamo alla sacra della polenta, qual è la sua ricetta preferita con la polenta? Per la polenta, a me sinceramente, il baccalà. E quella tipica da Apilo? Quella tipica di Apilo è con l'anatra, o se no anche con la salsiccia, che purtroppo è buonissima, e due funghi dentro insieme, porcini. Il mais è arrivato sì dall'America, ma è stato in Europa dove ha trovato il suo utilizzo migliore. E l'Italia in particolare ha saputo dare a questo alimento un tocco davvero speciale. Attraverso la sagra della polenta di Apilo, Assaggi di Raci vuole far conoscere il mais della provincia di Macerata, che si differenzia da quello americano per la qualità superiore ed il gusto inconfondibile. Questo mais è un mais che è ricchezza in termini di biodiversità, sono popolazioni di piante, queste piante non sono tutte uguali, più o meno si somigliano, ma sono individui diversi rispetto a quei mais che vediamo coltivati oggi, che invece sono selezionati a genetica, sono degli ibridi, soprattutto utilizzati per la zootecnia, ma sono individui tutti uguali. Invece qui c'è variabilità genetica. Infatti oggi la provincia persegue anche questo scopo, visto che oggi l'agricoltura si dice che produce beni pubblici, per cui deve porre attenzione alla qualità, alla sicurezza alimentare, all'ambiente, ma anche alla biodiversità. Non a caso qui ad Apilo si è lanciato come missione da compiere quello di cercare di rilanciare la cultura del mais nostrano, la polenta, attraverso l'organizzazione professionale agricola Coldiretti. Appunto, si cerca di reintrodurre questa cultura che è andata un po' soppiantata dalle altre, e organizzare la trasformazione, quindi la macinatura, il confezionamento, per poterlo reinserire nel mercato, quindi nei negozi, nei ristoranti. È un po' il messaggio di Assaggi di Raci, cioè non è che è una festa fine a se stessa, ma qui si cerca di rilanciare l'economia e l'imprenditoria, e il mais potrebbe essere una cultura interessante per il nostro territorio. Non è un momento facile per il settore agricolo. Le amministrazioni hanno sempre meno possibilità di sostenere i contadini. Per questo il progetto di filiera corta del consorzio degli agricoltori che coltivano il mais nostrano sostiene le aziende che svolgono anche un ruolo di tutela del territorio. Sono tanti i motivi che ci spinge ad aiutare questa categoria che ci tiene pulito il territorio. Se non sono loro è impossibile pulire il paese. Come si fa a ripulire tutto il territorio? Sarà impossibile, un danno per tutti. Negli anni 50 il territorio di Apilo era un giardino, tutto diciamo coltivato fino agli argini delle strade, fino alle mura del paese. Adesso che cos'è? Un giardino diciamo un po' abbandonato. Io ho paura che venga abbandonato del tutto. Il piccolo territorio di Apilo fa parte della zona di coltivazione dell'uva dalla quale nasce il verdicchio dei Castelli di Chiesi, ODG, uno dei migliori vini italiani, purtroppo ancora poco conosciuto.
Lo scopo dei laboratori del gusto a cui collaboriamo con la provincia di Macerata, ed è lo scopo per il quale il Centro Italiano di Analisi Sensoriale è impegnato in questo territorio, è quello di creare una serie di appuntamenti che creano consapevolezza nel consumatore, quindi dare una serie di strumenti, in questo caso di consapevolezza sensoriale, che permetta al consumatore di capire effettivamente quali possono essere gli alimenti più buoni e come poi poterli giudicare. Visto che siamo ad aprile e parliamo della polenta, qual è il vino che si sposa meglio? Allora, con il vino sicuramente io seguo molto una logica di gusto, quindi dipende qual è la nostra piacevolezza. Lo scopo di questi appuntamenti è proprio capire quali sono poi i vini che ci piacciono di più. Sicuramente il condimento, quello che fa la differenza è il condimento che noi mettiamo con la polenta, ma visto che siamo ad Apiro, parliamo di polenta, cerchiamo di valorizzare i vini di questo territorio, quindi un grandissimo verdicchio dei Castelli di Jesi. Il prossimo appuntamento con Assaggi di Raci sarà davvero speciale, perché si ritornerà a parlare della razza bovina marchigiana a Treia il 1 e il 2 ottobre. Dopo Apiro ci sposteremo di non molto, andremo a Treia e qui andremo a parlare della carne bovina razza marchigiana. È un oro bianco, noi abbiamo l'oro bianco che è il tartufo, ma l'oro bianco è anche la carne bovina razza marchigiana. Proprio le Marche sono conosciute nel mondo proprio da questo animale, che da almeno 80 anni è stato selezionato in funzione della carne, quindi molti paesi a livello mondiale vengono qui da noi, soprattutto in provincia di Macerata, per prelevare materiale genetico per migliorare le loro razze. A Treia apprezzeremo appunto questo animale, la carne in particolare, e appunto 1-2 ottobre invito tutti a partecipare a questo appuntamento di Treia.